Oggi vi mostro come fare la fettuccia dalle vecchie magliette di maglina in cotone. Dunque, possono essere magliette o canotte, è indifferente. L'importante è che siano in maglina. Iniziamo subito eliminando l'orlo inferiore. E la parte sopra il giro manica, quindi bisognerà tagliare appena sotto, diciamo, l'ascella. Eliminiamo questa parte. Ottenendo a questo punto un rettangolo di maglina. Ora questo rettangolo andrà tagliato a striscioline senza però portare a termine il taglio, quindi bisognerà fermarsi per un paio di dita al di sotto del bordo laterale superiore. Quindi iniziamo tagliando le striscioline. Io ho piegato la maglietta in modo da avere un percorso più corto da effettuare. La piegate in due parti, fermandoci, ecco, come vi ho spiegato, prima della fine della maglina. Ecco fatto, ora srotoliamo la fettuccia e questa è la parte superiore che non abbiamo tagliato completamente, quindi rimane una fascetta unita. Mi aiuto con questa bottiglia, in modo che ce la poggiamo sopra e potete vedere meglio come va effettuato il taglio. Allora, in pratica non dobbiamo iniziare tagliando qui, ma qui. Quindi prendiamo questo punto e giungiamolo a questo. Sarà questa la direzione in cui tagliare. Quindi iniziamo con il primo pezzo. Il secondo. E continuiamo fino alla fine.
Vedete? Il taglio è per sbiego, è in diagonale. Poi non vi preoccupate che poi girando la maglina, diciamo che quest'angolatura sparisce ancora di più quando la lavorerete o con i ferri o con l'uncinetto, non si vedrà nulla, insomma. E questo è il pezzettino finale che taglieremo sempre in diagonale. Ecco qua. In pratica adesso abbiamo la fettuccia tutta unita. Possiamo quindi, tirando anche la maglina, fare il nostro gomitolino. Questo è il primo cerchio che abbiamo ottenuto, praticamente anche qui è sufficiente spezzarlo in diagonale. Ecco qua, il nostro gomitolo è fatto.